Assolutamente, grazie Carmine. Tra l'altro un ospite importante, Paolo Bordoni, si parlava in studio del passaggio di consegne, passaggio del testimone, perché sabato in occasione di Pescara a Padova Fiorillo supererà le 139 presenze, dunque arriverà a 140, una in più del qui presente Paolo Bordoni. Tu dirai, i record esistono per essere battuti. Sicuramente i record esistono per essere battuti. Sono contento che ribatta un ragazzo come Fiorillo, perché sicuramente ha dimostrato tanta professionalità ed è un ottimo portiere. Speriamo di augurargli di aggiungere tantissime ancora a quelle che sta facendo adesso. Ecco. E tra l'altro questa insomma è l'occasione anche per ricordare la carriera importante di Paolo Bordoni, 4 anni nella Pescara dal 97 al 2001, però insomma ha giocato nell'Atalanta, ha vinto un campionato di Serie B, era giovanissimo allenatore Nedo Sonetti nel 1983-84 con un certo Roberto Donadoni in rosa, no? Non mi ricordo più, 83-84 sono passati tanti anni. Sì, c'eravamo tutti i ragazzi, Donadoni, Madonna, tantissimi ragazzi che poi hanno fatto molto bene nel calcio italiano. Ho avuto la fortuna di giocare anche con Beppe Signori poi a Piacenza. Diciamo che ho fatto 20 anni di carriera, cosa che magari negli ultimi tempi i ragazzi d'oggi magari non riescono a fare, però sono contentissimo. Sono contento dopo di essere rimasto in questa regione, seguendo sempre la squadra che mi è rimasta nel cuore, che è sicuramente il Piacenza, cioè il Pescara, scusate, perché è l'ultima dove ho giocato. E niente, poi mi sono fermato qui, sono andato avanti e adesso consegnerò lo scettro a Fiorillo. Vincenzo Fiorillo, che insomma lo merita per quello che sta facendo, ma ne hai parlato benissimo anche tu Paolo. Tra l'altro c'è da dire che nel Pescara hai scritto pagine importanti, non lo dico per piaggeria, tu sei uno dei migliori portieri della storia recente del Pescara, almeno da quando seguo io le vicende della squadra biancazzurra dal 94 e gli ultimi 25-26 anni, insomma a mio avviso sei davvero tra i migliori. In quella stagione 98-99 il maggior rimpianto, no? Avete sfiorato la Serie A di un punto con De Canio. Sì, quello è uno dei rimpianti di quello che è successo nelle mie annate qui a Pescara, però ricordo ricordi molto belli di tutti i 4 anni. Poi nel calcio si vince e si perde per un punto, perciò non recriminiamo. Ormai sono passati tanti anni e piano piano quel, diciamo, arrabbiatura se ne sta andando. Però ecco, sono contento di aver lasciato un ottimo ricordo. Penso che la professionalità mia potrebbe essere paragonata a quella che ha adesso Fiorillo, ecco. E questo penso sia importante per quanto riguarda sia la piazza e anche il rispetto della maglia e di tutti i tifosi. Tra l'altro Carmine, che ci segue in diretta, il nostro direttore che sta conducendo il telegiornale, devi sapere, c'è una curiosità legata proprio a Bordoni. Bordoni che diciamo collabora ormai da 3 anni con Paolo Rachini, Paolo Rachini che è allenatore del Francavilla, perché devi sapere che nel 99-2000 Bordoni, che era il portiere del Pescara, si infortunò a Fermo, dove stava giocando in quella stagione proprio Paolo Rachini, per colpa tra virgolette di Paolo Rachini, frattura del perone. Sì, eravamo 3-0, già vinceva Pescara, vinciamo 3-0, mancavano 20 minuti alla fine. E non uscita, uno scontro fortuito tra Rachini, Mezzanotti e io, mi sono rotto il perone. Però nonostante la veneranda età che avevo, dopo un mese e mezzo ero già in campo e mi ricordo ero rientrato con la Sampdoria in notturno dove abbiamo vinto 4-1. Grande partita sia da parte mia che da parte della squadra. Tra l'altro quella Sampdoria allenata da Ventura, che praticamente non andò in Serie A per quella sconfitta. Sì. Tra l'altro un grandissimo Pescara allenato da Galeone in quella stagione. Per riconoscenza Rachini ti ha poi portato con sé. Ma no, ci siamo trovati all'Angolano, dove io ormai ero di famiglia, e penso sia stato lui, è riuscito a portarmi via dall'Angolana, perciò dopo 3 anni di lavoro con lui stiamo facendo bene, speriamo di proseguire a fare bene anche quest'anno qui a Francavilla, e dove abbiamo la possibilità di arrivare a giocarci una fetta importante di questo campionato. Ecco, ti faccio proprio l'ultima sul rendimento di questa squadra. Secondo me la continuità è un valore aggiunto del Francavilla in questa stagione, l'andamento proprio regolare. Ma continuità, bisogna ringraziare principalmente i ragazzi e tutta la società che ci sta facendo lavorare serenamente. Siamo riusciti a fare un ottimo gruppo e a, diciamo, supportare anche certi infortuni che ci sono stati. Sono un paio di mesi che noi giochiamo senza giocatori importanti, però i ragazzi hanno dimostrato di avere carattere
e di riuscire a sopperire anche queste difficoltà. Speriamo di recuperare tutti e di riuscire a fare un rush finale che ci permetta di raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissa in campionato. Adesso siete terzi con San Giustese e Notaresco, tra l'altro domenica c'è il primo di due derby consecutivi in calendario contro l'Avezzano, che sembra rivitalizzato, però insomma è chiaro che bisogna vedere nel tempo con l'ingaggio di Colavito in panchina, vinto con la San Giustese. Ma è un campionato difficile questo, dove ogni partita ha la sua storia. Se pensiamo che anche solo noi abbiamo 6-7 derby, adesso non mi ricordo precisamente i numeri, sono partite tutte da giocare, dove ci si può vincere e si può perdere contro tutti, e questa è, diciamo, la nostra forza, quella di affrontare partita dopo partita, consapevoli delle nostre forze, però con rispetto sempre di tutti gli avversari. Ecco. Allora in bocca al lupo a Paolo Bordoni, grazie e davvero buona fortuna per la parte restante di questo campionato. Ricordiamo Francavilla Avezzano domenica alla Valle Anzuca, poi ci sarà Notaresco Francavilla, dunque due derby consecutivi in programma per l'11 giallorosso, poi la sosta e altre due partite ma in casa contro Forlì e Matelica, insomma si decide in qualche modo il campionato del Francavilla, che è terzo in graduatoria insieme con San Giustese e Notaresco. È tutto dallo stadio Valle Anzuca di Francavilla, grazie per la parte tecnica Diego Martelli, la linea può tornare a te Carmine. Grazie, appuntamento dunque a questa cerimonia di passaggio di consegne tra i portieri che hanno avuto più presenze nel Pescara.